Continua un inverno con temperature decisamente elevate in montagna, ma grazie all'innevamento programmato e al grande lavoro degli impiantisti in tanti hanno potuto trascorrere le vacanze di Natale sulla neve nelle diverse località toscane. Anche nel fine settimana saranno numerosi gli impianti e le piste aperte. Sci ai piedi dunque alla Betone, previsti aperti 11 impianti su 17, aperto il collegamento Sci ai piedi Ovovia Val di Luce, alla Doganaccia aperti 3 impianti su quattro, il casone di Profecchia in Garfagnana ha aperto il campo scuola e sulla Miata in funzione due campi scuola, un panorama più che positivo visto che l'ultima nevicata risale ormai alla metà di dicembre, è quindi il momento giusto per imparare a sciare, un'occasione resa ancora più ghiotta non solo dalle promozioni che in genere caratterizzano il periodo post feste ma anche da temperature decisamente gradevoli per la stagione e dalla possibilità di fuggire anche se solo per un giorno dall'aria purtroppo inquinata delle città di pianura. Alla Betone i bambini nati dopo il 1 gennaio 2014 pagano solo 8 euro se sciano ai campi scuola e ci sono ben 6 scuole di sci pronte ad accogliere i bambini con lezioni collettive e maestri esperti. Numerose le promozioni anche per gli ski pass adulti con il festivo per sabato 11 e domenica 12 gennaio a 32 euro invece che 40 anche sulla Miata le scuole di sci sono pronte per accogliere i più piccoli. Ricordiamo quindi la promozione del martedì e giovedì con lo ski Pass a 15 euro. La doganaccia è poi famosa per essere una perfetta palestra per lo sci. Grazie al suo tappeto baby, ma anche alle piste servite dallo skilift campo scuola, ampie e soleggiate, davvero ideali per prendere confidenza con la neve. E infatti. Nel fine settimana partiranno i corsi di sci di vari sci club toscani. Ottimo per muovere i primi passi anche il campo scuola del Casone di Profecchia dove i no sciatori potranno approfittare dei sentieri tra i boschi per magnifiche escursioni e dell'ottima gastronomia locale. Uno sguardo infine alla stagione sciistica che prende il via questo fine settimana. Alla Betone sono in programma uno slalom speciale organizzato dallo sci club Academy Val di Luce e uno slalom gigante valido per il circuito Toscana Neve organizzato dallo Ciclè Blanciotto. Entrambe le gare sono per le categorie ragazzi e allievi. Nel weekend successivo, 18 e 19 gennaio, si svolgerà l'importante appuntamento Appennino Cup. Oltre 500 atleti categorie allievi e ragazzi di 10 comitati fisi dell'Appennino saranno impegnati con prove di slalom e di gigante.